Luce di te urla già cantare, perché sono state zitte un momento. Sono volgare, so che nella vita suonerò, per chi viene complesse non ne va. È l'accordo che hanno siglato ieri alla Regione Campania. Questo è il nuovo accordo sulla nuova cassa integrazione che annulla e sostituisce la vecchia cassa integrazione che c'era stata data per ristrutturazione. Visto che non esiste la ristrutturazione ed è una ristrutturazione fasulla e a norme di legge nessuno si può prendere la responsabilità di decretare, perché sarebbe un falso e ci sono sanzioni penali, questa è la nuova cassa integrazione. Questo accordo stamattina arriva al Ministero del Lavoro. Il Ministero del Lavoro la prende in esame ed emana il decreto. Una volta decretato, l'INPS si deve attivare per farci i bonifici. Dovremmo avere per il momento 6 mesi di arretrato. Poi, dal mese successivo, da dicembre a gennaio, ogni mese ci dobbiamo trovare gli accrediti sul conto corrente, perché siamo a carico dell'INPS. Una volta arrivati all'INPS dobbiamo fare ciò che fiamme per... Sì, se non ci danno i soldi, è rivoluzione. Salve agli spettatori di Nano TV, siamo con Pino Neri, giornalista del Mattino, profondo conoscitore delle varie vertenze che ci sono qui nei territori a nord di Napoli. In particolare, Pino, stai seguendo la vertenza Carrefour, quella nuova che è nata dell'Ipercop e soprattutto quella della Fiat di Pomigliano. Stamattina di nuovo traffico paralizzato per la protesta dei lavoratori ex Carrefour Euromercato di Casore. Che sta succedendo? Allora, in questo momento in provincia di Napoli, a Napoli e provincia in generale, si sono aperti due fronti. Uno è quello della grande distribuzione, Ipercop ed ex Carrefour. Per quanto riguarda ex Carrefour, siamo in presenza di un ipermercato chiuso con 200 lavoratori rimasti senza soldi e senza posto, e che stamattina per l'ennesima volta hanno bloccato la circonvallazione esterna, paralizzando completamente il traffico di mezzo Interland napoletano. Sarà stata la terza volta nell'arco di appena 10 giorni. Stanno facendo pure dei raid al centro Campania, dove c'è un altro centro. Sì, loro stanno andando a manifestare al centro Campania, perché lì è rimasto praticamente l'unico ipermercato della multinazionale francese Carrefour, dove loro possono andare a protestare, perché loro appartenevano a Carrefour, poi sono stati ceduti e dopo questa operazione... Quindi ceduti, loro dicono scaricati? Sì, loro dicono scaricati, perché poi effettivamente la cessione, che ufficialmente doveva essere puntata al rilancio dell'impianto, si è rivelata, diciamo, una vera e propria delusione per loro, in quanto sono rimasti senza soldi, senza posto, senza niente, senza il salario della cassa integrazione. 200 persone che stanno lì dall'epoca dell'Euromercato, il primo ipermercato di Napoli. Da lontano 1978. Non sono collocabili, perché hanno superato molti di loro i 45-50 anni. Quindi la situazione è veramente gravissima, con un ipermercato, uno dei più importanti della Campania, completamente chiuso, abbandonato. Doveva essere ristrutturato, poi insomma l'abbiamo seguito, già noi anche in altri casi abbiamo raccontato la storia della ceditura ad altri imprenditori. Comunque nei fatti sono 4 anni che quell'area è abbandonata e potrebbe diventare un'altra area dismessa della provincia. Un'area, l'ennesima area imprenditoriale abbandonata, e purtroppo... Mentre si rilasciano licenze per la costruzione di altri centri. Un altro problema è questo, paradossalmente un altro problema è questo, ed è un problema che in qualche modo sta interessando anche la vertenza dei lavoratori per Coop. Sono 662 gli Ipercop di Quarto, di Afragola, di Avellino, i due Supercop di Napoli Arenaccia, di Santa Maria Capovetere. Sono quasi 700 lavoratori che in questo momento sono interessati da una probabile, perché non è stata ancora ufficializzata, cessione a un imprenditore del casertano arrestato l'anno scorso per bancarotta fraudolenta, per cui loro temono che questa cessione a un imprenditore un poco affidabile possa poi rivelarsi un ennesimo caso Carrefour, cioè possa tradursi questa cessione, per quanto riguarda Ipercop in questo caso,
in una operazione di smantellamento, di chiusura, di licenziamento. Infatti, quindi, proprio la settimana scorsa c'è stato un incontro e una mobilitazione dei lavoratori dell'Ibercop, sì, in particolare delle porte di Napoli. Manifesteranno anche ad Afragola, manifesteranno anche sabato prossimo. E c'è una situazione nella grande distribuzione campana, quella tutelata. La politica che sta facendo, secondo te, in questo momento, per queste vertenze? Si stanno sviluppando degli incontri a livello politico, non è che non si stiano sviluppando, però si stanno sviluppando con sempre tramite la solita sollecitazione della piazza, cioè bisogna prima scendere in piazza, bisogna prima manifestare, bloccare le strade per poi arrivare. Quindi grandi tensioni sociali. Grandi tensioni sociali che si riescono a tradurre in un momento politico soltanto dopo che si bloccano le strade, che si bloccano le piazze, quando secondo me la politica dovrebbe invece anticipare questo. Intervenire punti. Prima. Sì. Insomma, abbiamo sviluppato i casi, insomma, della distribuzione, ma parliamo della Fiat, dove il problema è molto vecchio e nonostante, insomma, tanti investimenti statali, la Fiat continua a produrre crisi. E a Pomigliano, insomma, ci sta una situazione veramente pesante, ce la vuoi raccontare? Sì, dopo i fronti caldi della grande distribuzione, dove si rischiano oltre 1200 licenziamenti, c'è il problema dei lavoratori cassintegrati della Fiat di Pomigliano e del suo indotto. Sono moltissimi, da tanto tempo, da molti mesi si trovano in cassintegrazione. La Fiat parla di 1300 lavoratori in cassa integrazione e di altri 1000 che in effetti stanno temporaneamente lavorando all'interno del perimetro, però in effetti la situazione dei cassintegrati, dei lavoratori inattivi o dei lavoratori che pur non essendo cassintegrati rischiano di non lavorare più, è una situazione che interessa in questo momento almeno 3000 persone, quindi stiamo parlando anche in questo caso di numeri particolarmente elevati. E tutto questo, tutta questa situazione occupazionale molto difficile, di gente in cassa integrazione o di gente che rischia di perdere completamente il posto di lavoro nel settore automobilistico, quindi nel più importante comparto metalmeccanico campano, si mescola alla guerra vera e propria politico-sindacale che in questo momento vede da una parte la Fiat e i sindacati firmatari dell'accordo Fiat e dall'altra la FIOM. Per cui di fronte ad una situazione occupazionale e ad una crisi così grave, se ci si aggiunge anche questa guerra politico-sindacale, Fiat e sindacati firmatari, FIM, FISMIC, UGL e UILM da una parte e FIOM dall'altra, diventa una miscela esplosiva che non si sa dove potrà portare, ci potrà portare tutti. Intanto i media nazionali stanno coprendo molto la situazione dell'Ilva di Taranto, ma tutte queste vertenze campane non stanno trovando un grande spazio importante sulla comunicazione nazionale. Qual è il ruolo che abbiamo noi che ci occupiamo di comunicazione? Vabbè, il problema della comunicazione rispetto alle relativa alle vertenze di lavoro è sempre un problema molto, purtroppo molto, molto difficile da giudicare. In genere la grande comunicazione nazionale per quanto riguarda le vertenze bada molto ai numeri. L'Ilva di Taranto in questo momento, certo, insomma, parliamo di 12.000 persone, quindi insomma, è una situazione, migliaia e migliaia di persone, sì, di colpo finite in mezzo alla strada, certo, e quindi di colpo finite nel baratro del rischio licenziamento. E quindi giustamente io dico, poi c'è anche la questione ambientale che riguarda l'Ilva, certo, e quindi alla questione occupazionale si aggiunge quella ambientale e mancella. L'Ilva sicuramente ha il diritto di prima pagina, ma però tutte queste piccole vertenze stanno ottenendo una visibilità giusta. La questione Fiat e la questione della grande distribuzione campana non è una piccola vertenza, certo, è una grande, sono grandi vertenze anche queste qui. Il problema è che sono troppe, cioè noi stiamo
stiamo parlando di Fiat Pomigliano, di Ergom Poggioreale, poi parliamo di VCL di Nola, poi parliamo regionali, FMA di Avellino, poi parliamo di Irisbus Flumeri. Cioè, quando parliamo di Fiat parliamo di tante vertenze, di tante situazioni che si parcellizzano, che si frammentano, che sono difficili da seguire in un contesto omogeneo. Però intanto migliaia e migliaia di famiglie sono in difficoltà. Migliaia davvero. Certo. Migliaia davvero. E poi quando parliamo di grande distribuzione, anche in questo caso siamo di fronte a vari impianti con varie centinaia di dipendenti ciascuno, o soltanto decine di dipendenti. Quindi è la frammentazione delle vertenze che fa sì che queste vertenze non confluiscano in un unico momento, che faccia sì che anche Napoli e la Campania diventino prioritarie nell'ambito della questione lavoro in Italia. Però la questione lavoro in Italia in questo momento, per quanto riguarda la Campania, è sollecitata soprattutto dalla questione Fiat, perché è la questione Fiat che in questa fase costituisce il momento politico più importante dello scontro tra un certo modo di vedere il lavoro, più puntato al liberismo, e un altro modo di vedere il lavoro, più puntato alle tutele e ai diritti sindacali. Questo è purtroppo il momento di scontro che caratterizza la Fiat a partire dalla Campania, ed è quindi a partire dalla Campania che secondo me bisognerebbe puntare molto i riflettori sul mondo del lavoro. Va bene, per il momento ringraziamo Pino Neri, ci sentiremo più avanti per aggiornarci, insomma, su queste varie vertenze. Vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e voxnews.it con i video di Napoli. Grazie.